Una maratona di 10 ore conclusasi in tarda nottata ha messo la parola fine al lungo iter di riadozione del bilancio di previsione 2019-2021 che il TAR aveva annullato nel mese di novembre a causa di alcune irregolarità denunciate dalle opposizioni nelle procedure di approvazione. La maggioranza del sindaco di Bicelli, Angelo Antonio Angarano, potrebbe presto lasciarsi alle spalle il lungo periodo di stallo in cui la macchina amministrativa è rimasta paralizzata per l'improvviso azzeramento di tutti gli atti collegati al bilancio. Ieri il Consiglio Comunale ha completato la procedura di riadozione dei provvedimenti annullati dal TAR, seguendo il percorso indicato dai giudici amministrativi e licenziando alla fine della seduta anche il bilancio previsionale 2019-2021. All'appello manca solo il piano triennale delle opere pubbliche, ritirato dal sindaco Angarano, per discutere il documento solo dopo la sua pubblicazione sull'albo pretorio. Una rinnovazione di bilancio a metà denunciano dalle opposizioni che minacciano di ricorrere ancora una volta ai giudici amministrativi. C'è un percorso che chiaramente va semplicemente a scopiazzare i vecchi atti di bilancio senza dare sostanza a quelle che sono le nuove esigenze. Dopo un anno sono cambiate le cose, insomma, continuare a dire che i cittadini devono pagare la cartella secondo le tariffe di una TARI che non sono state mai applicate nel 2019, mandare le cartelle pazze ai cittadini e vedere che c'è un piano triennale delle opere pubbliche dove si pianifica un intervento al Ventura col progetto financing, quando invece lo stadio Ventura, tutti sanno, è stato già aggiustato, sono stati fatti i lavori, è stato appaltato con fondi del bilancio comunale. Insomma, stiamo approvando oggi, stiamo all'esame con di documenti che sono falsi. La cosa è grave, insomma, ci dovrebbe preoccupare un attimino. È evidente che qui le questioni verranno dipanate ancora una volta con degli annullamenti degli atti amministrativi. Non si potrà fare che in questa maniera, perché bisogna difendere i cittadini. In questo momento i consiglieri comunali si devono assumere la responsabilità con costi a loro carico e soprattutto queste carte rimangono, ci sono attestazioni di pubblicazione, il sindaco ha scritto degli atti dove dice presupposto, fa fede quello che dico, abbiamo fatto una pubblicazione di atti che invece non è avvenuta, non vogliono annullare questi atti perché significherebbe interrompere il percorso e rischiare lo scioglimento, insomma, si fa un falso pur di difendere la propria poltrona, ma questo con gravi lesioni delle prerogative dei cittadini. Non è preoccupato il sindaco Angarano, soddisfatto di essere riuscito a rispettare le richieste del TAR e fiducioso che finalmente la macchina amministrativa possa presto ritornare a funzionare a pieno regime. Un iter che, ribadisco, è stato lungo, complesso, difficile e che davvero ha messo in campo risorse non soltanto in termini di competenze professionali, e per questo ringrazio davvero i dirigenti per il lavoro che hanno fatto, il segretario, ma credo anche abbia messo a dura prova una maggioranza che, sebbene solida nei numeri, è stata chiamata a un impegno supplementare non previsto e molto 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 pesante. Nessuna irregolarità, conclude Angarano, nelle cartelle TARI recapitate nei giorni scorsi a centinaia di cittadini bicegliesi. Possono stare davvero tranquilli. Innanzitutto si tratta di cartelle TAR relative agli anni 2016-2018, quindi che non hanno in realtà attinenza al bilancio e agli atti che stiamo riadottando, ma soprattutto credo che con la chiusura del procedimento di oggi si definisca in maniera compiuta tutto quanto l'iter di riadozione del bilancio 2019, e quindi questo comunque dovrebbe tranquillizzare tutti quanti.